Buongiorno, benvenuti a tutte e a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con i China Talks, un ciclo di incontri organizzato da Intarget che vuole approfondire la realtà della Cina dal punto di vista degli esperti, sinologi e professionisti anche della comunicazione che lavorano ogni giorno con la Cina. Ospiti dell'appuntamento di oggi, l'assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, e il direttore della Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo. Benvenuti a entrambi. Grazie. Bene, No, non ci sovrapponiamo. Ciao Stefano. buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito a questi talk che appunto ricordo a tutti, poi sono disponibili in un'apposita playlist nel nostro canale YouTube di Target per poterli rivedere. E una breve premessa, hanno l'obiettivo questi appuntamenti di far conoscere la Cina ai professionisti italiani, ma anche raccontare esperienze, best practices. Diciamo, per questo abbiamo chiesto oggi ai rappresentanti della Regione Toscana e della Fondazione Sistema Toscana di approfondire insieme a noi l'esperienza di Visit Tuscany, il progetto di promozione turistica appunto della Toscana. Naturalmente il contesto lo conosciamo, dopo il periodo Covid la situazione del turismo è profondamente cambiata, i turisti cinesi hanno ripreso, stanno ritornando a viaggiare e lo hanno fatto durante il 2023 principalmente verso destinazioni asiatiche, come il sud-est asiatico appunto, ma tutte le ricerche, in particolare prima fra tutte quella di Enit, rilasciata a breve alcuni mesi fa, ci mostrano comunque c'è un fortissimo interesse verso destinazioni europee, Italia in primis, che quindi nel 2024 torneranno ad essere sicuramente altamente richieste dai cinesi. E quindi, naturalmente, da questo punto di vista, Firenze e la Toscana, le altre città toscane, hanno molto da dire da questo punto di vista. Non solo le città d'arte, ma anche la natura, il paesaggio sono elementi essenziali dell'offerta turistica della Toscana. Quindi approfitto subito per chiedere all'assessore Marras quanto è importante il turismo per l'economia della regione toscana. Ma è importante non solo per i numeri, buongiorno a tutti innanzitutto, perché chiaramente vale per noi una quota significativa del prodotto interno lordo. Negli ultimi anni, prima del Covid, ci si avvicinava all'11-12%. Quindi è un'aliquota importante perché non è un vero e proprio settore il turismo, è una serie di attività trasversali che naturalmente innescano tutta una serie di dati positivi. Tant'è che l'importanza è duplice. La prima è che le aree meno internazionalizzate, grazie al turismo, hanno un'apertura. In più, il turismo mette in connessione anche chi, solo i viaggiatori, ma chi ama i beni, i prodotti in Toscana, perché si rafforzi questa relazione. Per cui il fatto di essere prodotto in Toscana un bene, una borsa, un prodotto dell'artigianato artistico, assume un valore diverso, anche più alto, e il mercato questo lo premia. Quindi l'importanza del turismo in Toscana è che costituisce un vero e proprio volano di promozione dell'essere, dell'identità toscana. E di conseguenza è importante, è riconosciuto anche durante il Covid e dopo il Covid, perché tutta una serie di valori intrinseci che questo comunica danno il senso di una profonda identità ed equilibrio con il contesto ambientale, naturale e sociale di una vita che si vive, secondo la percezione comune, con buone dosi di qualità. Questo è un tema molto interessante, proprio perché in Cina, io lo vedo dal panorama, diciamo, nostro qui sul territorio, negli ultimi anni c'è un'attenzione sempre maggiore al tema del lifestyle, della qualità della vita. Poi il Covid, devo dire, ha anche dato un impulso ulteriore a questo interesse. E quindi tutto quello che riguarda, come si può vivere bene e avere una buona qualità della vita è in questo momento molto interessante per i cinesi. E poi anche questo elemento che lei citava sul fatto di collegamento tra i produttori della Toscana, che possono essere brand, per esempio, che
sono notissimi nel mondo, ma anche produttori agroalimentari, eccetera, con la destinazione, sono sicuramente degli elementi che possono dare un valore aggiunto nel momento in cui io credo si va a fare una promozione di un territorio. Quindi lo trovo molto interessante e ecco, proprio parlando anche di promozione del territorio e di attività digitali, una domanda appunto per Francesco Palumbo: qual è il ruolo della Fondazione Sistema Toscana in questo processo di promozione del turismo e che tipo di attività avete svolto a livello globale anche per promuovere Visit Tuscany e le attività conseguenti? Beh, Fondazione Sistema Toscana è il soggetto che per la Regione Toscana gestisce tutta la comunicazione e l'informazione digitale di molti progetti, fra cui in particolare per il turismo gestiamo il portale di accesso della destinazione che è Visit Tuscany, un portale in cinque lingue molto articolato di contenuti che propone e racconta la ricca offerta della Toscana, perché come ha detto l'assessore, la Toscana alla fine presenta un vastissimo ventaglio di prodotti da offrire. E per il 2023, ad esempio, abbiamo una campagna specifica che è Rinascimento senza fine, avviata nel periodo del Covid, che ha riguardato l'Italia in particolare e l'Europa, con i paesi target di riferimento che per noi sono la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera, e poi una campagna dedicata agli Stati Uniti, che è il primo mercato internazionale. Che sta partendo, cioè, è stata online durante tutto il 2023 e poi qualche cosa di dedicato prettamente alla Cina perché parte proprio in questi mesi una campagna specifica che abbiamo realizzato su WeChat. All'attività di promozione del sito di destinazione di Visit Tuscany noi affianchiamo tutta un'attività collaterale più puntuale e anche con linguaggi dedicati che è su tutte le piattaforme social principali, quindi da Facebook ad Instagram, da X di Twitter a Pinterest, YouTube, TikTok, Spotify, diciamo è ricco il ventaglio di social sui quali cerchiamo di essere costantemente presenti. E in particolare per la Cina siamo ormai presenti da un po' di tempo con un nostro profilo sul canale WeChat, che è il canale principale per la Cina, e lo seguiamo con attenzione ormai da 3 anni. Lì cerchiamo di presentare su quel mercato la ricca proposta per la Toscana, che racconta le isole, le attività di outdoor, le attività legate al benessere, come ci si diceva, ai piccoli borghi, alla campagna, alla montagna e perché no, anche a due temi specifici come tutto l'agroalimentare della Toscana, col sistema, col progetto di Vetrina Toscana e un aggancio allo shopping, perché sappiamo che i turisti cinesi sono molto interessati allo shopping della Toscana, con i grandi marchi, ma anche con tutte le produzioni artigianali che seguono e accompagnano la filiera dei grandi marchi e che è possibile trovare sia online sia venendo qui direttamente in regione. Sicuramente è molto interessante e credo anche questo focus sulle attività social, sulla presenza sui canali social sia molto importante. Anche noi, diciamo, come target, vediamo questo spostamento, no? Questa sempre maggiore importanza del mondo social poi nella divulgazione delle informazioni. Quindi, naturalmente, il presidio su questi canali, anche questi specifici. Come appunto lei citava su WeChat per quanto riguarda la Cina, eccetera, hanno senz'altro un importante momento di contatto con il pubblico. Noi, dal nostro punto di vista, io parlo da Shanghai perché appunto è qui che abbiamo il nostro ufficio, vediamo un po' quello che è successo dal punto di vista del turismo nel periodo Covid principalmente. Il periodo Covid ha visto molti cambiamenti negli stili di vita, ma soprattutto di viaggio
dei cinesi. Sono emersi nuovi interessi, nuovi trend, nuove esigenze, un po' alcune le stava citando lei appunto adesso, sui quali la Toscana ha veramente tanto da dire. Quello che lo abbiamo visto bene durante il periodo appunto dell'ultimo triennio, quando non era possibile viaggiare all'estero, quindi i viaggiatori cinesi, coloro che erano abituati ad andare solitamente all'estero, che ovviamente sono una piccola fetta della popolazione cinese, ma su dei grandi numeri di una delle popolazioni più grandi al mondo, naturalmente sono numeri comunque importanti. E non potendo viaggiare all'estero, hanno scelto destinazioni nazionali, dando un forte impulso a un'industria turistica domestica che fino a quel momento effettivamente non era molto sviluppata. Poi i cinesi sono molto veloci e quindi, insomma, in questi 3 anni sono sorte tantissime iniziative anche proprio delle province cinesi, eccetera. Però quello ci ha fatto anche un po' vedere e capire come si stava evolvendo l'attenzione dei cinesi rispetto al tema viaggio. E quindi sono emersi alcuni trend importanti che poi noi abbiamo riportato anche in un report che abbiamo realizzato di recente, tra i quali per esempio l'attenzione sempre maggiore all'outdoor, al relax, allo sport all'aria aperta. Quindi c'è sempre un'attenzione sempre maggiore a questi temi. Esperienze culturali e outdoor molto per quello che abbiamo potuto vedere in questi 3 anni, ma anche la ricerca di esperienze autentiche e personalizzate. Noi siamo spesso abituati a immaginare, insomma, i turisti cinesi per come li conoscevamo in passato e quindi molto legati a viaggi di gruppo, eccetera, però effettivamente oggi ci sono tanti elementi nuovi da tenere in considerazione. I turisti cinesi, diciamo più benestanti, pongono grande enfasi su appunto le esperienze di viaggio autentiche, a contatto con i territori, alla scoperta anche dei prodotti agroalimentari tipici, per esempio, alle manifestazioni tradizionali, e anche su questo voglio dire, sono ambiti nei quali la Toscana ha veramente tanto da dire al mondo. E poi anche delle modalità di viaggio più legate a viaggi da soli, viaggi in piccoli gruppi, un'attenzione sempre maggiore alla qualità dei viaggi e alle esperienze culturali che si possono fare. Ecco, una domanda per l'assessore Marras: perché, ecco, rispetto a questo contesto avete scelto di portare il progetto Visit Tuscany in Cina? E quanto era importante anche nel periodo prima del Covid, prima di questi 3 anni terribili, il turismo cinese in Toscana? Beh, è un po' quello che è stato detto finora, anche prima da Palumbo e ora anche nella descrizione che faceva del comportamento dei cinesi durante e dopo il Covid, che è un po' uniformato anche un'idea della regione toscana. Inizialmente Palumbo era direttore di Toscana Promozione Turistica all'epoca. Ebbe questa intuizione di aprire comunque una finestra verso l'Oriente, in modo particolare verso la Cina, perché già mostrava dei segnali spontanei quel tipo di mercato verso un interesse che cresceva, perché dal punto di vista delle destinazioni europee l'Italia sicuramente riveste un grandissimo interesse e all'epoca ci fu una ricerca che ci dimostrava come i giovani cinesi fossero molto disponibili al viaggio e quindi anche per noi di grande interesse perché stimola una serie di condizioni di apertura verso mercati e verso target di riferimento diversi. Il turista prevalente in Toscana è un turista maturo che appunto fa prima di tutto una scelta di esperienza. Questa condizione, se vogliamo, si è anche rafforzata durante il Covid e nella fase di uscita, tanto che, come si vede abbastanza bene, le città d'arte soprattutto sono prese d'assalto. Il turismo in Toscana prevalentemente è appunto un turismo d'esperienza, di un'esperienza sociale e culturale e di conseguenza, tutto ha questa misura. Ci siamo chiaramente orientati prevalentemente verso una destinazione regionale, perché il Covid ha ristretto un po' il mondo, anche i turisti europei si sono rivolti prevalentemente all'Europa, ma con l'apertura delle rotte, con il venir meno delle restrizioni, abbiamo visto, per esempio, all'Occidente, in modo particolare dagli Stati Uniti,
si sono riprese dei flussi considerevoli. E quindi il fatto che quella finestra era aperta e c'era questo interesse, chiaramente meritava di essere indagato proprio perché questi valori potevano incrociare un interesse reale. Il digitale, l'ambiente digitale favorisce questo tipo di interventi. Visit Tuscany è uno dei portali più importanti dal punto di vista delle destinazioni turistiche. La presenza su tante piattaforme social dimostra che c'è questa vivacità di interazione in chi è interessato ad avere rapporti con la Toscana, appunto per viverci temporaneamente, per l'esperienza che si fa temporaneamente attraverso un viaggio e provare ad interagire con questo grande mondo che è la Cina, chiaramente era interessante e lo diventa ancora di più visto che il mondo piano piano si riallarga, riprende una sua dimensione globale e di conseguenza l'interesse che si genera avendo già degli strumenti, avendo già fatto degli interventi con la TV, appunto con WeChat, ci può dare ulteriori indicazioni e una presenza, un presidio che a questo punto diventa necessario per una destinazione come la Toscana, che è una destinazione conosciuta a livello globale. Certo, una destinazione anche, diciamo, all'avanguardia nell'utilizzo degli strumenti digital e di tutte le innovazioni. Ci proviamo, ci proviamo. Beh, il fatto di aver aperto, per esempio, l'essere stata la prima regione italiana ad aprire l'account su WeChat è sicuramente un esempio, no, di come la Toscana poi abbia voluto esplorare anche territori nuovi con la voglia di esplorare proprio. E quali sono le valutazioni strategiche, ecco, che avete formulato per rendere la Toscana un po', diciamo, una prima scelta per i turisti cinesi? Ma allora, qui secondo me bisogna provare anche a stimolare la curiosità, ecco. E chiaramente, essendo il canale privilegiato per noi WeChat, è anche un pubblico particolare quello che incrociamo. E quindi generare interesse significa anche far conoscere la Toscana più di quanto non la si conosca. Quindi io credo che la cosa più importante in questa fase sia presentarci, avere la possibilità di essere conosciuti e di abbinare ciò che si percepisce dell'Italia, abbinarlo al fatto che questo molto spesso si trova in Toscana, perché anche questo è una delle considerazioni che spesso ci si trova a fare, perché ovviamente la Toscana è molto conosciuta, un brand molto forte, che ha bisogno però di essere ulteriormente espanso in luoghi dove abbiamo bisogno di marciare ancora come livello di notorietà, di conoscenza e di consapevolezza della selezione dei segmenti che possono essere rappresentati da quello che siamo. Certo, poi diciamo che io vedo qui in Cina il fatto che, per esempio, la Torre di Pisa è un monumento conosciutissimo, che si trova nei ristoranti, che si trova ovunque. La rappresentazione della Torre di Pisa è veramente Bisogna incredibilmente collocarlo nella geografia. importante. Però, esatto, bisogna trovare il modo di far capire che quella è Toscana, oltre che Italia. Credo che sia, insomma, un obiettivo importante. E da questo punto di vista, sicuramente la popolazione cinese, insomma, 1,5 miliardi di persone, c'è tanto lavoro da fare, ma la regione, insomma, si è mossa in tanti modi. E proprio per questo volevo chiedere un po' a Francesco Palumbo che tipo di attività sono state portate avanti. So che ci sono state delle collaborazioni con Ctrip, che è una delle piattaforme importanti dal punto di vista dell'agenzia di viaggio online, CCTV, che è la televisione cinese, e poi recentemente appunto anche questa nuova campagna di promozione che si è sviluppata recentemente, di cui stavo parlando prima. Ecco, su quali messaggi vertevano queste attività che avete portato avanti e in quali obiettivi?
Dunque, cioè, all'epoca sembra veramente tanto tempo fa, no? Il pre-Covid, praticamente un'era geologica in termini turistici, in particolare con i mercati asiatici. Non so se vi ricordate, i numeri erano incredibili, soprattutto in previsioni, perché il mercato cinese valeva circa 120-130 milioni di turisti internazionali, in Europa circa 12 e in Italia si muoveva fra i 2,5 e i 3 milioni di turisti, ma le previsioni erano nel giro di pochi anni, cioè nel 24-25, di arrivare addirittura a 500 milioni di turisti cinesi nel mondo. E questo meritava una strategia specifica all'epoca, questo ragionamento, che noi abbiamo pensato di affrontare con tre step diversi. Il primo è uno step di conoscenza, ancora prima che di promozione turistica vera e propria con gli strumenti di cui abbiamo parlato. Era necessario strumenti di conoscenza della regione toscana in generale e dell'Italia in particolare presso il pubblico di massa cinese. Quindi lì ci siamo mossi con la TV di Stato, quindi abbiamo scelto un partner che penetra tutti, diciamo, praticamente tutte le case della Cina e ci siamo mossi con CCTV nazionale, CCTV International. Le abbiamo mandato in onda, cosa che poi dopo il Covid, appunto, l'effettivo ingresso in onda è previsto per il 2024, 8 puntate dedicate alla Toscana, 8 puntate che raccontano tutti gli aspetti che abbiamo citato della Toscana, non solo la diffusione territoriale, ma soprattutto l'articolazione di tante tipologie di offerta della Toscana. E questo è servito come semina, diciamo, no? Un elemento profondo, ramificato, distribuito in tutte le case cinesi di conoscenza dell'articolazione della regione. Il secondo step che si somma a questo è stato l'ingresso sui canali di promozione turistica e quindi siamo intervenuti su WeChat con il nostro profilo e abbiamo attivato una serie di strumenti specifici per il settore come i mini program, no? Fatti esattamente con degli influencer cinesi per agganciare e promuovere al meglio con il loro linguaggio e con le loro figure di riferimento per promuovere la regione toscana. E abbiamo affiancato, ed è in corso anche di sviluppo, un terzo strumento che è quello di promozione delle offerte dei nostri operatori, quindi di operatori che erano e sono anche oggi pronti ad accogliere i cinesi con tutte le loro caratteristiche, anche di consumatori specifici. Portando le nostre imprese sulla piattaforma di Ctrip, no? Quindi sul principale strumento di booking online, sia di viaggi che di residenzialità, alberghi e anche di esperienze. E quindi abbiamo portato direttamente gli operatori su Ctrip. Ecco, la strategia era all'epoca articolata così. Siccome il mercato cinese è un mercato, come dire, che va affrontato con un'ottica di medio-lungo periodo, non si può affrontare come se fosse uno dei nostri mercati di prossimità. Questa strategia di fatto è ancora valida ed è la strategia che stiamo portando avanti ancora oggi. Dicevo, su CCTV International saremo presenti a breve, su WeChat siamo presenti adesso con il racconto delle offerte dell'outdoor e del new wellness, perché proprio in seguito ai momenti del Covid, outdoor e new wellness sono i più appropriati, affiancato a quello dello shopping e della presentazione dei prodotti della Toscana. E su questo siamo particolarmente attivi e pronti con la campagna che andrà online. E infine, anche per utilizzare al meglio gli strumenti che sono propri di quel mercato, abbiamo avviato un contest che presenta la Toscana con operatori direttamente con operatori e con influencer cinesi. Ai primi 10, quelli che otterranno il maggior successo su quei canali, noi regaleremo un assortimento di prodotti toscani marchiati con il marchio di vetrina toscana, che è il marchio, diciamo, di rappresentatività della regione per l'agroalimentare. Ecco, questa è una strategia articolata che poi si potrà modificare un po' nel tempo, anche a seconda dei ritorni che ci arriveranno da quel mercato. Sappiamo che nel 2025 dovrebbe esplodere completamente e tornare probabilmente a livelli pre-Covid o anche meglio. È cambiato il target di riferimento di quei turisti, e
e quindi non più gruppi, ma molto di più turisti organizzati in piccoli gruppi con capacità di spesa superiore, e quindi ci stiamo adeguando ad accogliere quel tipo di turisti anche con profili molto alti, no? E con pacchetti di offerta di esperienze dedicate, ma il tema del wellness rappresentativo, l'offerta delle terme della Toscana è un'offerta ricchissima, è unica nel panorama italiano, e quindi lì andiamo a centrare esattamente questo bisogno di outdoor, di benessere e di capacità di essere accolti della Toscana in una condizione che è in grado di far stare bene, del messaggio che continueremo a proporre nei prossimi periodi. Ma questo lo trovo molto interessante, anche per un fatto, perché comunque il tema dell'outdoor e comunque di altre modalità che esulano dalla, diciamo, la promozione delle destinazioni delle città d'arte, che ovviamente non hanno bisogno di essere, cioè di avere un focus dedicato. C'è anche un tema, il fatto che in Cina, diciamo, i periodi tradizionalmente di vacanza sono diversi rispetto a quelli del mondo occidentale, i periodi, in cui i viaggiatori cinesi si muovono di più sono il periodo di gennaio-febbraio, quando c'è il periodo del Capodanno cinese, e la prima settimana di ottobre, che è un altro periodo molto importante di festa nazionale. Quindi io credo che poi ci sia anche l'opportunità, no, di coinvolgere, cioè di ottenere anche dei flussi in momenti dell'anno diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati, insomma il periodo estivo o quello natalizio in modo più focalizzato. Questo lo trovo, insomma, un'opportunità interessante dal mio punto di vista. E poi sicuramente il lavoro di promozione che si lega a quello delle produzioni agroalimentari lo trovo un'ottima idea, perché almeno noi abbiamo sperimentato nel periodo del Covid che appunto le persone non potevano uscire dalla Cina, non potevano andare in giro. In che modo facevano la loro esplorazione dei paesi che erano interessati a conoscere meglio? Attraverso i prodotti agroalimentari. E quindi c'è stata un po' un'esplosione in Cina dei prodotti agroalimentari nazionali, delle produzioni tipiche. Diciamo, l'interesse verso destinazioni estere si è un po' riversato nel mondo food. Infatti noi come target abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto con Italian Trade Agency proprio per promuovere le produzioni agroalimentari in Cina, perché c'è stato tutto un lavoro, secondo me, interessante che è stato fatto, che ha riguardato non solo ovviamente la promozione del cibo italiano, eccetera, però, ma soprattutto l'idea di far passare un messaggio particolare. Non ci sono soltanto i ristoranti italiani con gli chef stellati, ma chiunque può in qualche modo cimentarsi con la cucina a casa, no? E quindi può utilizzare i prodotti italiani per mettersi alla prova, per sperimentarsi, per fare un viaggio, se vogliamo, virtuale proprio attraverso i prodotti. Quindi l'idea di regalare ai vincitori del vostro contest anche questa possibilità attraverso dei prodotti specifici della Toscana mi sembra un'ottima idea. Vedevo che nel frattempo sono arrivate delle domande nella nostra sezione Q&A, e una di queste la faccio subito all'assessore, perché dice: quanto il progetto Visit Tuscany fa leva sulla collaborazione degli enti locali, come per esempio i comuni? In che modo si sviluppa la sinergia, diciamo, a livello istituzionale? Beh, è una bella domanda, perché l'oggetto fra l'altro di un'indagine che stiamo facendo proprio in questo periodo, volendo rimettere in mano alle regole di funzionamento del sistema turistico toscano. Noi abbiamo suddiviso la Toscana in 28 ambiti territoriali, sulla base delle tradizioni, delle richieste, delle condizioni anche di lavoro comune che i comuni hanno tra sé. E c'è una piattaforma con la quale ogni anno, proprio in questo periodo, scade, anzi è scaduto qualche giorno fa il termine entro il quale i comuni propongono le loro idee per formare una pianificazione unitaria di interventi di promozione. I comuni quindi si qualificano per quanto riguarda i temi più importanti delle campagne da seguire, caricano
le loro informazioni attraverso una piattaforma che gestisce proprio Fondazione Sistema Toscana diretta da Francesco Palumbo. I singoli operatori degli uffici turistici hanno a disposizione quindi tutte le informazioni che vengono caricate da tutta la Toscana e possono dunque essere dei portali fisici, in questo caso, per dare informazioni a tutti coloro che si recano nei nostri uffici di informazione e accoglienza turistica. E chiaramente questo significa avere costruito, tentare, perché poi non si può sempre fare meglio di più, di costruire un sistema molto, molto articolato, ma leggero, non appesantito da sovrastrutture o d'altro, di partenariato pubblico e anche attraverso questo sodalizio tra la regione, le sue agenzie che sono gli strumenti, Toscana Promozione Turistica e la Fondazione Sistema Toscana e i comuni raggruppati nei 28 ambiti con il sistema dell'offerta e dunque tutto il fronte delle strutture turistico-ricettive, delle professioni turistiche che si muovono non solo all'interno dei singoli comuni o dei singoli ambiti, ma che possono giustamente muoversi avendo conoscenza dell'offerta presente in tutta la Toscana. Quindi comunque mi sembra la direzione sia quella di un lavoro che poi mette in collaborazione, diciamo, in Sì, condizioni. e soprattutto questo è servito anche a superare un po' un nostro vizio, diciamo, storico, quello dei mille campanili, del rifugio nel localismo. Ha servito e serve perché ha riconosciuto ormai come valore questo lavoro comune di questi anni, in modo tale che chiunque si riconosce nella espressione regionale. E di conseguenza la condiziona, perché mette del proprio, sa che quella distinzione territoriale può essere utile a valorizzare la Toscana e dunque anche quella specificità territoriale, ma senza il treno, la locomotiva della Toscana, difficilmente anche un territorio singolo può avere un successo. Si veniva da storie con le agenzie di promozione locali che avevano avuto sicuramente degli ottimi risultati, ma la confusione era nota. E invece così il messaggio è razionale, comune, organizzato, capace appunto di esprimere questo insieme che alla fine ci viene anche riconosciuto. Fra l'altro è davvero singolare che alla Toscana venga riconosciuto questo valore, ma ci stiamo provando e francamente mi sembra anche riuscendo per davvero. Mi sembra un buon segno del lavoro svolto e poi sì, ovviamente noi stiamo parlando oggi della Cina, parlando solo appunto di questo, avendo questo focus, ovviamente un territorio piccolo non può in qualche modo riuscire a lavorare a questo livello, quindi fare sistema, come si dice, insomma, è sicuramente decisivo se si vuole ottenere dei risultati importanti, almeno per quanto riguarda la Cina, ma Sì, siamo immagino. piccoli anche noi come regione, dobbiamo riconoscere anche questo limite. Abbiamo il vantaggio rispetto ad altre regioni italiane che in molte parti del mondo, se si entra in un'agenzia di viaggi, accanto al catalogo Italia, spesso si trova anche il catalogo Toscana, come se non fosse all'interno dell'Italia, ma in realtà noi facciamo interventi promozionali all'estero sempre con Enit, perché non avrebbe nessun senso prendere e viaggiare, andare a esplorare mercati, anche quelli più tradizionali, dove si è più conosciuti in autonomia. È un sistema paese, una grande destinazione che ha un'articolazione dell'offerta veramente straordinaria, ha delle specificità territoriali rilevanti, anzi una diversità che è un grande valore. Pensiamo a cosa significa appunto l'enogastronomia che veniva citata prima. In Toscana basta viaggiare per 100 km, troviamo delle tipicità talmente diverse che uno si deve fermare per forza 2 giorni, ma è l'Italia intera che ha questa diversità. E noi questa specialità che è riconosciuta alla Toscana è chiaramente un vantaggio che aiuta anche l'Italia, però dobbiamo riconoscere che anche noi siamo piccolini, non solo al cospetto della Cina, per carità, ma al cospetto del mondo in generale.
Certo, è comunque un'immagine forte. E naturalmente questo aspetto anche delle produzioni tipiche, insomma, è una cosa importante per noi che viviamo in Cina, ahimè, non abbiamo, come dire, possibilità di accesso nella vita quotidiana a tutti questi prodotti, perché in realtà quello che arriva è molto, 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 molto limitato nella quotidianità, però insomma. E anche per questo il valore magari di far arrivare dei prodotti ai vincitori di questo concorso, eccetera, vale ancora di più, ancora più speciale, perché si tratta di prodotti davvero introvabili in Cina, quindi mi sembra un'ottima cosa. Vedevo le domande, ce n'è un'altra. A questo punto chiedo a Francesco Palumbo che cosa ne pensa. Ci chiedono, rispetto alle azioni messe in campo da altre regioni italiane in termini di attrattività turistica, eccetera, sotto quali aspetti la Toscana può insegnare e sotto quali invece ha qualcosa da imparare? Ecco, cos'ha la Toscana magari da imparare nella promozione? Diciamo da insegnare, direi, insomma, è più un fatto di collaborazione che di insegnamento, no? Il fatto di aver approcciato una strategia fatta di passi e non banalmente di approccio a una campagna di promozione come più spesso si fa nel turismo, secondo me è qualcosa di premiante per il mercato cinese, ma è premiante in generale, perché dimostra una strategia, poi può premiare a seconda degli eventi come questo straordinario del Covid, può premiare nel medio piuttosto che in un periodo appena più lungo, ma insomma è un approccio strutturato e noi questo ha portato delle soddisfazioni, tant'è che abbiamo avuto 11 milioni di impression sul nostro canale WeChat, anche grazie all'aiuto di InTarget abbiamo cercato di mettere a punto la strategia piano piano nel corso, come evolveva, no? Come evolvevano le forme del turismo. E quindi questo sicuramente lo possiamo, lo vogliamo e lo condividiamo con le altre regioni, così come quella della strategia dell'approccio alla TV nazionale cinese, perché è una strategia che avevamo avviato dal Ministero, quindi che riguardava tutta l'Italia e poi abbiamo approfondito con la Toscana. Da imparare c'è sempre tanto e quindi siamo disponibili e non a caso ci vogliamo aprire anche sulle nuove piattaforme che la Cina, perché poi siamo i primi su WeChat, ma bisogna anche continuare ad allargarsi. E quindi le nuove piattaforme come quella di Red piuttosto che quella di Douyin, che è il TikTok cinese, è il target che ci approcciamo ad avvicinare nel corso del 24 approfondendo la campagna. Poi, sempre in termini di imparare, vediamo proprio i dati Global Blue relativi allo shopping, no? Firenze è la prima città di performance in quest'anno, ha oltre il 226% in più di incremento in termini di volumi di spesa, oltre il 150% in termini di fatturato, è la prima città anche rispetto a Roma e Milano che la seguono subito dopo, e quindi integrare al meglio l'offerta della Toscana da un punto di vista di prodotti tipicamente turistici con l'offerta di produzioni da acquistare, di shopping, vuol dire raggiungere quel 30% di disponibilità alla spesa che i turisti hanno, che se no altrimenti viene dispersa, e se concentrata soprattutto per le fasce alte, perché come diceva l'assessore siamo piccoli e quindi anche in termini di numero di produzione abbiamo numeri limitati, quindi dobbiamo rivolgerci a delle fasce specifiche ben studiate, ma i 90 prodotti tipici della Toscana, i 90 marchi di DOP e IGP rappresentano l'eccellenza che dobbiamo accompagnare con la visita alla visita turistica. Quindi da imparare anche come legare meglio l'attività dello shopping a quella dell'offerta turistica tradizionale. Questo sicuramente, il travel retail in generale, tutto il tema shopping per la Cina è veramente estremamente importante. Sì, saremo Infatti. presenti adesso al China International Travel Mart a brevissimo, fra qualche giorno, anche per capire meglio e avere una sensazione più diretta di quello che sta succedendo in Cina, no? Prendere un po' il polso della situazione e tarare al meglio la campagna 24 e le prossime azioni. Certo, lo trovo molto importante, anche il monitoraggio dei dati di Global Blue sicuramente aiuta sempre tanto a lavorare su questi temi. A proposito di imparare, o meglio, più che di imparare, diciamo, guardarsi intorno, io credo che sia anche interessante, mi veniva in mente adesso mentre ne parlava,
il fatto di vedere un po' cosa stanno facendo anche le province cinesi, le amministrazioni locali cinesi da questo punto di vista, perché la Cina negli anni ci ha abituato sempre a una grande velocità nella, come dire, incontrare nuovi trend, seguirli, attrezzarsi per dare risposte a nuove esigenze che arrivano, eccetera. E quindi anche tutte le realtà locali cinesi si stanno muovendo molto sul mondo appunto della promozione turistica. Credo che mettere un occhio, vedere anche come dialogano con appunto il pubblico dei traveler cinesi possa essere un punto di vista interessante che ci può forse dare qualche spunto anche a noi che ci occupiamo ecco, di altri ambiti, ma comunque di promozione magari di destinazione di E altre destinazioni. noi su questo, forse come Toscana, no? Tutta l'attività che l'assessore a cui faceva riferimento della Toscana diffusa, dei borghi, è interessante per la Cina che sta cercando di approcciare una strategia inbound, no? Ossia di tenere all'interno del mercato cinese i propri turisti, e quindi qui possiamo in qualche modo anche collaborare da un punto di vista di back off tecnico, diciamo, con loro per capire come sviluppare al meglio questa strategia. Tanto, diciamo, il mercato cinese e asiatico più in generale, quello che è presente su trip.com, è talmente ampio che, diciamo, non c'è un problema di concorrenza o di rubarsi dei numeri. Noi siamo sufficientemente piccoli da essere soddisfatti anche di cogliere una percentuale moderata di quei numeri, anche per rendere il turismo, comunque mantenerlo in termini di sostenibilità e di non far modificare le nostre offerte. Quindi siamo pronti e disponibili a collaborare con loro anche da un punto di vista proprio di costruzione dell'offerta. Bene, ora ho visto che ci è arrivata un'altra domanda, in realtà questa per me, però provo a dire il mio punto di vista, ma chiedo poi anche ai nostri ospiti, insomma, di dire la loro nel caso, e ci chiedono, si può migliorare l'approccio che l'Italia sta avendo rispetto alle nuove tendenze del turismo che arrivano, che sono emerse dopo la pandemia, si sta facendo abbastanza? Io, per quello che vedo, sono abbastanza cosciente del fatto che ci sono stati, diciamo, tante difficoltà nel corso del 2023, per far venire i turisti in Europa, perché tutti i paesi europei, Italia, ma come tutti gli altri paesi, si sono trovati un po' impreparati rispetto alla riapertura un po' repentina che c'è stata del turismo, e quindi anche il tema principe del 2023 è stato quello del rilascio dei visti, per cui sono arrivati turisti in Italia, in Europa, ma molti meno di quanti non hanno provato a venire perché c'erano delle difficoltà rispetto al rilascio di visti, eccetera. Questo in tutti i paesi europei. Questa è la criticità che vedo che c'è stata in questo momento e che ha dato più spinta a paesi del sud-est asiatico che hanno fatto degli accordi con la Cina immediati sostanzialmente per l'ingresso senza visto, eccetera. E quello chiaramente ha aiutato molto in questa prima fase. Però c'è un fortissimo interesse verso le destinazioni europee, su questo non c'è dubbio, le amministrazioni si stanno attrezzando, anche l'Italia si sta attrezzando nel rilascio dei visti, diciamo il percorso sta procedendo bene e quindi sì, ragionevolmente ci aspettiamo per il 2024 un contributo del turismo cinese in Italia e ci auguriamo anche in Toscana sicuramente molto più consistente. Un elemento che mi veniva in mente rispetto al tema che abbiamo toccato delle piattaforme, dei social media, delle attività che possiamo fare, è quello legato alle abitudini dei consumatori cinesi. Io, da quando mi sono trasferito in Cina, uno dei primi elementi che ho notato è stato proprio la grande apertura verso le nuove tecnologie da parte dei cinesi, compreso gli anziani, eccetera. Spesso si parla di questi temi, le difficoltà di accedere ai nuovi mezzi, ma in Cina questi fenomeni non si vedono, le persone sono molto digitalizzate, molto abituate ad usare gli strumenti digitali e li utilizzano un po' per tutto, sia per cercare le destinazioni, per tornare al tema legato al turismo, per prenotare i viaggi, ma anche utilizzano le applicazioni cinesi anche durante il viaggio, per acquistare biglietti, per visite guidate e quant'altro. E quindi sicuramente è importante, questo noi stiamo cercando di tenerlo
sotto controllo, stiamo facendo anche delle partnership, per esempio, con Alipay, oltre che con Ctrip. Alipay è il metodo di pagamento, diciamo, più diffuso che c'è in Cina, proprio per seguire un po' i traveler cinesi durante la loro customer journey, essere in grado di parlare con loro anche quando sono durante il viaggio e quando continuano ad utilizzare le piattaforme cinesi a cui sono abituate. Ecco, parlando di nuove tecnologie, sicuramente in Cina le destinazioni turistiche domestiche sono molto digitalizzate, utilizzano tanto i nuovi strumenti, e questo io credo debba farci anche un po' riflettere su come utilizzare al meglio gli strumenti digitali proprio per fornire servizi adeguati a questa nuova tipologia di viaggiatori. Ed è per questo che, restando in tema di azioni messe in campo dalla regione, volevo chiedere all'assessore Marras: tra poche settimane si terrà a Firenze questo grande evento, la BTO, organizzato dalla regione, da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Camera di Commercio e Promo Firenze, e rivolto a tutti gli operatori del settore, nel quale poi la Toscana parla e racconta esperienze a tutto il pubblico italiano, ma anche internazionale. Ecco, con questo progetto la Toscana che cosa vuol portare all'attenzione del pubblico quest'anno? Quali sono i temi dell'evento e cosa vi aspettate da questa iniziativa? Sì, ho visto che c'è anche una domanda che si riferisce proprio alla scelta fatta quest'anno del tema della BTO sull'intelligenza artificiale, il 15° anno. Ma anche questa è stata una felicissima intuizione della regione 15 anni fa, perché 15 anni fa nessuno si aspettava probabilmente che il digitale si imponesse così in modo pervasivo nel mondo del turismo, perché indubbiamente un settore turistico che il settore del turismo è il settore economico più digitalizzato in assoluto. Le piccole e medie imprese, anche le microimprese, non esistono se non hanno una presenza sulle piattaforme, se non hanno una capacità di dialogo con i clienti, se non hanno una capacità di presentarsi attraverso una piattaforma digitale. Anche nel caso in cui non ci sia il rapporto strutturato con una grande OTA, ma hanno necessità di implementare quel canale. Ecco, questo è il risultato che forse 15 anni fa era visto come un'utopia. In realtà non è così, e quindi la Toscana, attraverso la BTO, che è l'unica grande manifestazione che noi organizziamo in Toscana di riflessione attorno al mondo digitale, è diventata in Italia il momento di discussione, di confronto con le migliori pratiche del mondo e con le tendenze più importanti. Indubbiamente oggi il tema dell'intelligenza artificiale affiora in ogni dibattito pubblico, tant'è che noi ci giocheremo perché è Sapiens, Humans Meet AI, cioè l'uomo incontra l'intelligenza artificiale, com'è che ci si relaziona? Perché può avere una grandissima opportunità, poi il mondo si divide in due partiti, chi tifa per l'intelligenza artificiale e ci risolverà ogni tipo di problema, semplificando la vita al massimo, e chi invece si spaventa delle conseguenze in termini etici, in termini di capacità di reazione autonoma dell'uomo di fronte ai cambiamenti e così via. E però le grandi opportunità ci sono, c'è anche per la regione. Noi abbiamo pubblicato un po' di settimane fa il nuovo portale. Il nuovo portale ha un avanzamento di sviluppo tecnologico che si basa proprio su un meccanismo di intelligenza artificiale rispetto alla visita e alla capacità di selezionare per il visitatore i richiami, le offerte di maggiore interesse, perché è un oceano la Toscana dal punto di vista turistico, e quindi è evidente che dobbiamo avere anche degli strumenti automatici che ci aiutano nella relazione confidente con chi si avvicina anche dal punto di vista digitale alla Toscana, ma aiuta il turista perché ne facilita l'azione, ha la possibilità attraverso l'intelligenza artificiale di migliorare la sua scelta e di essere accompagnato
nella sua scelta di poter avere maggiori informazioni più selezionate e facili, ed è un elemento importantissimo, la facilità di accesso ai servizi, al tempo stesso facilita gli operatori, indubbiamente. Addirittura l'ipotesi che attraverso meccanismi di intelligenza artificiale si possano liberare dal giogo, tra virgolette, della mediazione, ormai divenuta imprescindibile dal punto di vista della presenza sui mercati, è un elemento di grandissimo interesse e che cambierà indubbiamente la nostra percezione e l'avvicinamento al viaggio. Dopodiché, ovviamente, ci sono delle insidie e delle minacce, ma è evidente però che l'esperienza turistica non può essere virtuale e quindi ciò che noi cercheremo di non chiudere, perché è un dibattito che si apre, che avrà necessità di essere ancora affrontato, che ha bisogno anche di spazi di regolazione che non esistono ancora, perché tutto quello di cui noi oggi parliamo è dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma la catena del valore che produce un servizio digitale del genere è tale che nel mondo esistono 4, 5 gruppi grandi che detengono i luoghi del calcolo e di conseguenza aspetti delicati come la protezione dei dati, la presenza di un'iniziativa pubblica di presidio, la regolazione, l'Europa cosa fa? Torneremo per nei prossimi anni a discutere di questo. Noi cercheremo di entrare in questo dibattito sostanzialmente sottolineando qual è il valore dell'esperienza umana e come può essere facilitata dal supporto tecnologico. Credo che su questo, mantenendo l'equilibrio, che poi è ciò che distingue e valorizza l'essere toscani, vorrei concludere così, in questo solco di equilibrio proveremo a far dialogare esperti, e a intrattenere, facendoli riflettere, i nostri operatori, perché possano cogliere da questa tendenza, da questa prospettiva, una migliore, condizione e una maggiore conoscenza per l'approccio nel futuro. Bene, quindi 22 e 23 novembre, lo ricordiamo, a Firenze, alla Fortezza d'Abasso, c'è questo evento, io verrò appositamente dalla Cina. Iscrivetevi in tanti, c'è la possibilità di seguire tutti i panel direttamente o online. Quindi faccio un po' di promozione, ma insomma è veramente molto interessante, anche perché ogni panel si conclude con dei suggerimenti molto pratici, perché non si tratta soltanto di discutere di questioni che ci stanno sopra la testa, ma riguardano la vita delle persone. Chi nel turismo opera sa quanto sia importante, e portare a casa un messaggio e un suggerimento molto concreto aiuta a migliorare anche il proprio lavoro. Bene, quindi non mancheremo. Bene, ci avviamo allora alla conclusione di questo incontro. Io intanto volevo rinnovare l'invito a iscriversi alla playlist su YouTube, dove si possono rivedere anche i vari appuntamenti e dove si potrà rivedere anche questo. Finora abbiamo avuto incontri con giornalisti, con una sinologa importante, famosa come Giada Massetti, altri esperti, Francesco Boggio Ferraris della Fondazione Italia-Cina, che parteciperà comunque anche lui alla VTO e tanti altri. E quindi l'invito è a seguire la nostra playlist, ma soprattutto a seguire l'account ufficiale WeChat di Visit Tuscany. Per chi parla cinese sicuramente è più facile, ma insomma in generale è anche una cosa interessante e curiosa vedere poi come funzionano queste piattaforme e come la Toscana, anche se in lingua cinese, si promuove su questo mercato. Quindi ringrazio l'assessore Leonardo Marras e il direttore della Fondazione Francesco Palumbo. Grazie a tutti e Grazie soprattutto del vostro tempo. a voi, un saluto, a presto. Grazie, buona giornata. Grazie e buona giornata.